100 motociclette in corteo fra le curve del San Bartolo e la chiesa di Soria. Così Pesaro ha dato l'ultimo saluto a Giacomo Grossi, conosciutissimo ristoratore della Capannina che negli anni, anche grazie alla passione di Giacomo, è diventato un box naturale per i centauri della panoramica. Giacomo se n'è andato lunedì a 50 anni dopo aver strenuamente lottato con una malattia che non gli ha lasciato scampo, lasciando lacrime e sgomento fra i tantissimi pesaresi che apprezzavano la sua simpatia, la sua cordialità e gentilezza. Virtù apprezzate in quel mitico sesto tornante che Giacomo aveva reso un animato punto di ritrovo per appassionati delle due ruote. Motociclisti che questa mattina si sono ancora una volta ritrovati nel piazzale della Capannina che getta lo sguardo panoramico su Pesaro. Hanno accompagnato la salma fino al funerale nella chiesa di Soria, scortando Giacomo per l'ultima volta fra le pieghe dei suoi amati tornanti. Un lutto che ha sconvolto Pesaro, seguito 24 ore dopo da un altro dolore atroce. Quello per la brutale scomparsa prematura di Alex Eusepi, 38enne vigile del fuoco, consigliere del quartiere PD a Villa Fastici e parte attivo dell'Associazione Culturale Periferica. A strapparlo alla vita, una caduta in scooter nel centralissimo piazzale Primo Maggio che ha lasciato senza parole.